Amici di Volonvret, ben ritrovati. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Nicoletta Pogliotto, formatrice di Parole Stile Academy. Allora, Nicoletta, che cos'è per te una buona notizia? Beh, una notizia buona è sicuramente una notizia che può essere condivisa, che può essere verificata, che ha profondità, quindi che non ha superficialità, che non è stata condivisa con leggerezza. La cosa importante è che appunto questa buona notizia sia stata confrontata, quindi c'è tutto il substrato di fact checking che è indispensabile, e indipendentemente dal media attraverso il quale stiamo comunicando. Può essere carta stampata, può essere una notizia in video, può essere un video in streaming, però la cosa importante è che, per rispetto dei nostri lettori o comunque degli utenti, noi abbiamo fatto tutto un lavoro di verifica di questa notizia, e poi deve essere posta in maniera il più possibile asettico, cioè imparziale. Ecco, questa è la parzialità che in qualche misura guasta la bontà di una notizia. Allora, collegandomi a ciò che hai detto, qual è il tuo contributo per una buona informazione? Beh, il contributo di tutti i comunicatori, siano essi marketer, social media specialist, piuttosto che giornalisti o blogger, è quello di essere professionali, quindi di avere, al di là di codici o al di là di imposizioni da parte di ordini, piuttosto che appunto di categorie, veramente un grandissimo senso di civismo e un grandissimo senso di responsabilità, perché come dicevo anche durante l'incontro qui a mezzo pieno a Torino, organizzato con l'Ordine dei giornalisti, una cosa veramente importante è dare il giusto peso, la giusta forma alle parole. Le parole non devono essere necessariamente pesanti, perché devono essere scagliate come delle pietre. Le parole devono ritornare alla loro originaria importanza, che è quello di essere e di poter costruire dei ponti. Qui se sono delle pietre, sì, ma per costruire proprio dei ponti, non per erigere dei muri. Come ultima domanda invece ti voglio chiedere come le notizie positive influiscono sul benessere delle persone e della società in generale. Sì, ci sono delle ricerche importanti da parte appunto per esempio della Cornell University, ma anche tutti i progetti anche un po' sommersi che sono stati realizzati attraverso certi social media. Per esempio, un paio di anni fa era emersa questa notizia a proposito di Facebook. Ci sono proprio delle notizie e delle ricerche che vanno a lavorare sulle reazioni, sull'impatto che possono avere certe notizie, quindi in termini di sentiment, in termini di reazione, in termini di emotività rispetto a certe notizie che possono essere positive o negative. Certo, l'impatto delle notizie negative è imponente, e quindi sicuramente possiamo andare veramente a influenzare l'umore, le scelte, le decisioni. Il nostro ruolo, come dicevo prima, è quello di essere imparziali, quindi trasmettere positività sì, ma non, neanche come si suggeriva durante la discussione, per buonismo fine a se stesso, ma per amore della verità. Quindi non cercare di essere il più veritieri possibile, ma cercare di raggiungere il vero che poi deve essere elaborato da ciascuno di noi, sicuramente in base al nostro vissuto e alla nostra al nostro know-how. Però l'imparzialità e la possibilità che questa notizia venga condivisa e discussa, ecco, che non sia un colpo di sciabola che recide, ma comunque qualcosa che unisce. Ecco, l'importante è proprio questo. Grazie mille, Nicoletta, per la tua disponibilità e buon convegno. Grazie, grazie infinite, grazie.